avrete scoperto che stasera ci sarà qua un quartetto televisivo famosissimo. Quindi vi preghiamo di mantenere il massimo silenzio, perché l'audio è un po' così. Cosa fa qua lei? Sono lì venuto. Un quartetto famosissimo, è una scena lunga e impegnativa, mi raccomando aiutateli col silenzio. Noi ci mettiamo la voce ma voi aiutateci. Il titolo sarà La Montagna. Giacomino, non parla per sgullare la carta che è pericolosa, hai capito? Anche tu stai serrato, non star così indietro. E non è che sto indietro, è che ho proprio il fiatone. Ma che fiatone, dai! E ho le gambe che non le sento più. Chiamale più forte, cosa vuoi che ti dica io, dai. Avvicinati, metti la mano lì e tieni su. Come? Metti la mano lì, dove c'è quella sporgenza. Dove? La sporgenza lì, a forma di zoccolo di gnu. Lo zoccolo di gnu? E non conosco lo gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. Ma porca miseria, già è pericoloso di suo. Dai, dai, stai serrato. Perché non sono serrato? No. E come dovrei essere serrato? Più vicino, metti il piede lì e vieni su. Dove? Non la vedi quella rientranza là? Non la vedo. Quella lì, a forma di nido di chiurlo. Ma è a forma di nido? È un nido, lo riconosco, un chiurlo no. Dai, dai. Dai, dai, corri però. Dai, metti la mano, ci siamo. Dove, dove? Quella sporgenza là? No, non la vedi solo tu? Quella lì a forma di orecchio di licaone. Orecchio di licaone? Ma uno deve essere Piero Angela per scalare una montagna. Porca miseria, ma cosa sta succedendo qua? Mi sono messo proprio nei guai, quella roccia è tutta franabile. Massimo, sarà fria anche la roccia, dai. Comunque frana, non è che fria. Dai, dai. Mettili la mano e vieni su. Vai, ultimo sforzo. C'è stato un miracolo, che sono passato? Ma c'è Rossano. Qua, quando tu sei avanti non ti preoccupi di me. Dai, muoviti. Muoviti, qua comunque è tutto liscio. Ho messo lì il piede sulla destra, dai, c'è uno spuntone. Avanti, dimmi dov'è lo spuntone? Quello lì, a forma di vertebra di moffetta. Vertebra di moffetta? Avanti, dimmi come è fatta la moffetta? Ho detto vertebra dentro, non si vede. Ti salvi sempre tutti i salvi, comunque lì non c'è niente. Però c'è un buco. Un buco? Sì. Dai. Non vorrei che sia il culo la moffetta. Dai, vieni qua, dai. Che bello, Adesso, issati e vieni di qua. Issati e vieni. Tirati su! E te tirati su! Dai! Se non... Dai! Bocio Rossano! A me! Ma che cavolo! Bravo! Adesso arrotati e vieni giù! Arrotati e vieni... Tirati! E te girati, no! Che devo andare in giro con il tuo cavolo là! Dai! Ma mica sono un uomo là! Dai! Dai! Dai, muoviti! Adesso arrotati e vieni giù! Arrotati! Girati! Senti, girati per Dio! Ma cazzo, conosci due vocaboli? Tirati su e girati! Dai, cambia mano! Cambiamo! Dai, allora adesso ti floppa giù! Ti floppa! Scherzo! Senti, vaculizzati che scendo da solo! Dai, lasciati andare! Si è spezzata una corda, no? Ecco,
adesso cerchiamo di mettere insieme. Ma che problema hai? Il problema è che adesso si fa buio, io rimango da solo e poi c'ho la sensazione del vuoto. Ma guarda che qua non c'è niente. Sì, ho capito, ma io ho avuto un trauma. Non tirare! Giacomo, cosa facciamo? Ormai l'abbiamo perso, no? L'abbiamo perso, non te la devi prendere. Salviamoci almeno noi, dai, scendi, dai, scendi. Calma, di. Mi sei calmato? Ancora uno. Dai, dammi corda, dai. Stai attento però. Sto chiedendo. Oh, guarda chi c'è. Ma da che parte sei arrivato? C'è il sentiero. C'è il sentiero. Vabbè, io lo sapevo che c'era sentiero. Ma tu sapevi che era sentiero? Allora perché mi hai fatto fare tutto questo? L'ho fatto per farti provare un'esperienza nuova. Oh, ma io te l'ho chiesto. No, ma adesso sei soddisfatto. Ma è mica tanto, sono stanco. Ehi, Giua, sei cagato sotto il caglietta, eh? Ah, volevi vedere te, volevi vedere io. Ah, scala, sto per la montagna. Ah, il passo del chiurlo è facilissimo. Ciccio, qui lo zaino è vuoto. Tu mi hai detto porta lo zaino. Sì, ho capito, ma i panini, la roba da mangiare. Questo è deficiente! E quante volte te l'ho detto che è deficiente? È una vita che te lo dico e tu no, è un attimo, poi passerà. Vuol dire che mangeremo bacche, muschi, licheni, quello che troviamo. Sì, meno male che fa bene alla mia gastrite. Ti lascio dire come fan bene. Uè, Ciccio, me l'ha detto il mio omeopata, che lui è un fiorfiore di omeopata. L'omeopata ci vogliono 15 anni per curare un raffreddore. Vado a montare la tenda. Ma io ho la gastrite, cosa che me ne freghi? Beh, ce ne vorranno 30 allora, dai. E Juan, bravo. Come scegli tu i posti in montagna, non c'è nessuno. Sei il re della montagna. The King of Botany. Che spettacolo, ragazzi. Cioè, ma cosa fai? Fumi. Cioè, io ti porto qua 3.000 metri e tu fumi. Vuoi mettere come si sente in un Marlboro a 3.000 metri? No. Ma come si sente? Mica tanto bene. Beh, Ciccio, ma che non è una bambola gonfiabile, eh? E sto montando la tenda. Oh, Giacomo, andiamo a vedere lo strapiombo? Dai, dai. Quanto sarà? 700-800 metri? No, no, 1000-1200. Oh, ma dai! Bastardo! Fuma, fuma, hai visto che fa male? Fuma, fuma! C'ho la tachicardia! Improvviso, non lo sai? Ma va? C'ho una valvola mitralica sfasata io, eh! Ma non lo sapevo! Sono scemo! Uè, Ciccio, cosa fai? Giochi a Shanghai? Che spettacolo! Giacomo, la marmotta! No! La marmotta! La marmotta! Guarda, 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 è andata in tana! Miseria! Era lì, fu! Come un'anguilla! No, è una marmotta, è andata via come una marmotta! Adò, dovevi vedere che cornina muschiata che aveva! Quattro di qua e quattro di qua! Ma che cazzo di animali vedi poi? Ma qua la marmotta aveva le cornine, dai! È un po' distante e avrò visto male! E ma il pelo liscio, normale! Sono arrivato tardi! Bellissima però! Giacomo, lo sta becco! No, no, sta lo sta becco! Guarda che bello! Guarda, 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 bellissimo, Aldo, dovevi vedere, saltava come un grillo, poi fu via come un'anguilla. Adò, aveva due corna muschiate, guarda, partivano da qua, salivano, poi scendevano, 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 giù così, fino in fondo. Ma che cazzo di animali vedi poi? Basta un becco avere le corna muschiate qui indietro, dai, avrai visto un pettine, avrai visto. C'ho un po' di congiuntivite e avrò visto male. No, è la cataratta e non hai visto niente.